Questa puntata di Diario Alto Adige acquista ora, paga dopo. Offerta interessante con svantaggi. Le nuove forme della mobilità pubblica. Uno sguardo al futuro del trasporto pubblico locale. Acquista ora, paga dopo. A molti sembra allettante, soprattutto quando il loro portafoglio naviga in cattive acque. Un'offerta del genere può tornare utile, soprattutto per gli acquisti più piccoli. 30 euro, 50 euro, sembra facile. Ma molto spesso tutto questo finisce per essere una spirale dalla quale è difficile uscire. Sicuramente la possibilità attraverso questo tipo di finanziamenti di accedere ad acquisti che normalmente una persona o in alcune occasioni non potrebbe permettersi è comunque un rischio da tenere in considerazione, perché il grosso rischio è quello di perdere il controllo della propria situazione finanziaria, fare acquisti che in realtà sembrano piccoli perché suddivisi effettivamente in piccole rate, ma che poi non ci si può permettere. Ecco che allora, nel momento in cui i finanziamenti cominciano a moltiplicarsi, anche le rate sono più difficili da onorare e lì possono subentrare problemi di insolvenza e vanno connessi anche a penali molto alte che poi vengono applicate nel momento in cui non vengono pagate tutte le rate. Le cosiddette offerte compra ora, paga dopo possono provenire direttamente dal venditore, ma spesso interviene una piattaforma di pagamento, una società di carte di credito o di finanziamento. Alle rate vengono aggiunti commissioni e interessi, per cui l'importo iniziale risulta in seguito essere molto più elevato. Con prestiti così piccoli, però, nessuno controlla se il cliente possa effettivamente pagare. In questo modo tutti vi hanno accesso. L'UE vuole iniziare da qui, nell'interesse dei consumatori. L'idea è quella di, per l'Unione Europea, nel momento in cui va a fare una revisione proprio della normativa sul credito al consumo, e questa è la nuova direttiva che entrerà in vigore a partire dal 2025, l'idea è quella di inserire anche questo tipo di finanziamenti Buy Now, Pay Later nell'ambito della normativa, quindi estendere le tutele che sono previste per gli altri tipi di finanziamento anche a questo modello, in particolare introdurre dei controlli sul merito creditizio per chi vuole accedere a questo tipo di finanziamenti. Il pericolo dell'indebitamento potrebbe venire limitato, perché se non fosse più così facile indebitarsi, meno persone ne sarebbero colpite. Tuttavia, il secondo grande problema causato da questi sistemi di pagamento sorge quando si esercitano i diritti fondamentali dei consumatori, in particolare la garanzia e il recesso. Ovviamente questo tipo di finanziamenti sono molto diffusi nell'ambito degli acquisti online, del settore dell'e-commerce, dove è anche molto facile accedere a questo tipo di modalità. Basta scegliere nel momento in cui pago l'ordine questa modalità di pagamento. Però appunto il contratto rimane in essere con il venditore, quindi con la piattaforma o il negozio online dove ho comprato, ma si inserisce nel contratto un terzo soggetto che è appunto chi concede il finanziamento. Ecco che allora, nel momento in cui vado a far valere appunto la garanzia legale perché ci sono dei difetti o dei vizi o voglio esercitare il ripensamento, è bene sempre notiziare anche il soggetto che ha erogato il finanziamento, perché altrimenti da questi problemi di coordinamento potrebbero nascere problematiche poi successive nei rapporti tra venditore, piattaforma e consumatore. Anche in questi casi la procedura è regolamentata, ma i consumatori dovrebbero informarsi con precisione nel caso fossero coinvolti anche terzi. In tal caso proprio loro dovrebbero dirti come procedere in queste situazioni. In nessun caso si deve sottovalutare il terzo giocatore, perché potrebbe diventare ancora più costoso. Nel momento in cui dovessero insorgere queste problematiche, anche magari discussioni con il venditore perché non è d'accordo sulla presenza del difetto o meno, l'importante è sempre quello di non sospendere il pagamento delle rate di propria iniziativa, ma sempre prima notiziare tutti i soggetti coinvolti, perché altrimenti il rischio è quello di vedersi proprio applicate le penali che possono essere previste.
I tutelanti dei consumatori sperano che l'UE adotti presto un nuovo regolamento, in modo da evitare che molti consumatori si indebitino. Compra ora, paga dopo rimane un'opzione possibile, ma dovresti comprare qualcosa solo se hai i soldi per farlo. Quasi 1800 sono gli incidenti verificatisi lo scorso anno sulle strade dell'Alto Adige. Questa cifra colloca la nostra provincia tra i primi 10 in Italia. Ma grazie alle nuove tecnologie queste statistiche potrebbero presto cambiare. Gli esperti concordano sul fatto che i veicoli autonomi, controllati dall'intelligenza artificiale, stiano diventando il principale mezzo di trasporto. I taxi e gli autobus senza conducente cambieranno radicalmente la mobilità del futuro. Se noi ci pensiamo a tutti i morti che abbiamo nella circolazione stradale, e non solo, ma anche tutti i feriti gravi con lesioni permanenti, questi, l'obiettivo è anche quello del ridurre gli incidenti stradali o eliminarli in alta parte. Se noi pensiamo, noi abbiamo un campo visivo sui 160 gradi, se va bene, e non riusciamo a percepire più di 3-4 stimoli al secondo e reagire ad essi. Un autoveicolo a guida autonoma ha una visione a 360 gradi e riesce a reagire a tutti gli stimoli che si presentano accanto. Un uomo questo non riesce a farlo. Poi l'intelligenza artificiale non guida sotto l'effetto dell'alcol, non è affaticato, non è stressato. Ecco, sono tanti vantaggi che l'uomo, il conducente umano, non ha. L'utilizzo di concetti innovativi nel trasporto pubblico viene studiato e testato in tutto il mondo. A San Francisco e a Phoenix stanno svolgendo test su larga scala con i cosiddetti robotaxi, ovvero i taxi senza conducente. Dopo una fase di prova, ora possono circolare nelle città senza alcuna restrizione. I taxi sono dotati di una innumerevole gamma di sensori che percepiscono l'ambiente circostante e scelgono automaticamente il percorso più sicuro. L'inizio non è stato però privo di problemi. I taxi rimasti bloccati hanno intasato intere strade e si sono addirittura scontrati con altri utenti. Negli Stati Uniti, come sempre, loro provano a mettere su strada tecnologie che ancora non sono pronte, o meglio, utilizzano tecnologie che sono pronte per certi casi d'uso, ma loro le utilizzano per casi d'uso per cui quella tecnologia ancora non è pronta. E quindi ovviamente in contesti reali può succedere che ci sono delle situazioni che loro non hanno previsto e da cui, ad esempio, hanno causato ad esempio degli incidenti. Il problema di questo tipo di sperimentazioni, purtroppo, è che questo crea una forte resistenza da parte dell'utenza poi nell'utilizzare questo tipo di tecnologia, perché le persone poi dicono non funziona, non è pronta, non funzionerà mai, ancora peggio. E quindi quando poi queste tecnologie verranno veramente introdotte anche in contesti applicativi come quelli che stanno sperimentando oggi negli Stati Uniti, come appunto il concetto di taxi on demand, il problema è che l'utente potrà dire no, non funziona e non lo usano, e quindi questo potrebbe bruciare un po' l'introduzione di queste tecnologie poi nel momento in cui saranno pronte. Sulle strade europee si sviluppa il tutto in modo un po' più prudente. Attualmente gli autobus senza conducente possono viaggiare solo su percorsi di prova speciali e molto lentamente. Tuttavia sono ampiamente apprezzati dalla popolazione. Contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare, quando un passeggero sale in un veicolo, un taxi a guida autonoma, i passeggeri si sentono a loro agio, molto più di quello che si potrebbe pensare. E c'è una forte accettanza di questi veicoli. Nel 2019 a Merano è stato testato un minibus autonomo. Lo scopo di questi esperimenti è quello di ridurre il traffico sulle strade dell'Alto Adige e di aumentare l'accessibilità anche delle valli più remote in modo più mirato. In particolare i cosiddetti autobus on demand dovrebbero essere ulteriormente testati. Ma il risultato di quella sperimentazione è stato quello di poter vedere su strada effettivamente il limite della tecnologia per la guida autonoma. E quello che abbiamo visto è che la tecnologia è abbastanza pronta per essere utilizzata in certi contesti applicativi molto specifici, però non è pronta per gestire ancora situazioni impreviste o per cui ancora quella tecnologia è stata preparata. E quindi c'è ancora molto da fare per essere introdotta e utilizzata per applicazioni sempre più complesse da gestire.
Nuovi progetti, abbiamo in mente di riproporre una simile sperimentazione anche in contesti anche un po' più complicati, anche con la partecipazione delle persone che possono anche testare questo tipo di servizi. Su questo non voglio dire molto perché siamo alla ricerca di nuovi finanziamenti, idee ce ne sono, però nel momento in cui avremo appunto la possibilità di fare nuove sperimentazioni ovviamente lo comunicheremo. Se gli autobus autonomi si muovono senza emissioni e sono controllati in modo sicuro da algoritmi, con percorsi più efficienti e anche più remoti, le auto private diventeranno sempre meno attraenti. Ad esempio, non sarà più necessario cercare e pagare un parcheggio. Un altro vantaggio, l'eliminazione del conducente potrebbe contrastare la carenza di lavoratori qualificati. Nel medio e lungo termine si potrà potenziare ulteriormente il trasporto pubblico locale e si potranno valutare offerte sempre più efficienti. Il trasporto pubblico è il concetto abbiamo definito per fino al 2035 nel piano della mobilità. Lì il primo punto sarà di rafforzare il sistema ferroviario. Lì abbiamo tanti progetti che sono in partenza tra Val di Riga, Galleria del Virgolo, estensione, elettrificazione della Val Venosta, quindi vogliamo rafforzare molto e portare più cittadini su questi sistemi perché naturalmente dobbiamo su un lato ridurre le emissioni CO2 e sull'altro lato anche ridurre l'occupazione dei spazi, soprattutto nelle città, perché adesso abbiamo tante macchine e vogliamo anche ridurre il numero di macchine per dare più spazio ai ciclisti e quelli che vanno in piedi. Allora, io ho fatto un'esperienza interessante a Amburgo, dove c'è un sistema già con un taxi che si può a chiamata, con un'app dove vedo quando ho chiamato arrivare il taxi e poi mi porta ovunque, e questi sistemi sicuramente in futuro potranno essere anche automatizzati, ma quello sicuramente non vedremo in Alto Adige, in Europa, prima del 2035. Da 24 anni Margit Winkler porta i passeggeri in giro per Bolzano. Le tecnologie di ultima generazione degli autobus SASA li supportano nel loro lavoro. Tuttavia, l'appassionato conducente di autobus non può immaginare sistemi che guidino in modo completamente autonomo. Autobus senza conducente non salirei proprio, perché ho un po' di paura, ovviamente, perché la tecnica non credo che sia già così sviluppata che possono girare da solo. Già che io sono conducente da un po' di anni sull'autobus, so che cosa vuol dire guidare un autobus e risolvere tutti i problemi che ti aspettano sulla strada. Penso proprio che l'autista è il capo dell'autobus, e quindi se una persona sale sull'autobus, ha una domanda da fare, l'autista risponde. Anche se sono dei problemini piccoli, si può risolvere i problemi piccoli. Invece se è senza conducente, la persona deve salire e scendere, non c'è nessuno che può rispondere alle domande. Un autobus completamente automatizzato comporta ancora molti fattori sconosciuti che non possono essere previsti. Inoltre, una serie di condizioni, normative stradali e giuridiche, devono ancora essere chiarite. Una grande sfida sarà naturalmente di regolamentare questi servizi. Sappiamo che fino adesso una guida autonoma livello 5 non è ancora regolamentata, quindi anche il codice della strada deve essere adattato in questo senso, e naturalmente abbiamo anche questioni etiche: cosa succede in caso di incidente, cosa può decidere la macchina stessa, e naturalmente abbiamo anche questioni di responsabilità. Se succede un incidente è responsabile il proprietario della macchina o il produttore della macchina, quindi sono da chiarire ancora tanti, tanti aspetti nei prossimi anni. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che i sistemi di veicoli autonomi possano essere visti sulle strade dell'Alto Adige.